Kate ha trascorso la serata con due amiche. Il concerto del suo gruppo preferito è terminato da due ore. Una serata che attendeva da molto tempo. Adesso è seduta su un divano di tessuto giallo e sta guardando alla televisione il film Rambo. Le mura che circondano la stanza, però, non sono quelle di casa sua. Sono coperte da una carta da parati verde scuro. Alla destra di Kate c'è un uomo che la tiene con energia per un braccio. Alla sua sinistra una ragazza che la stringe per il gomito e che le sposta il viso se prova a distoglierlo dal film. Due volti sconosciuti, non li ha mai visti prima. Kate non sa che è seduta tra due dei più famosi serial killer australiani, responsabili di quasi una dozzina di omicidi, tutti avvenuti negli ultimi mesi. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo, questo è il caso di Kate Moir. Ci troviamo vicino a Perth, in Australia. La città più popolosa della costa occidentale del paese, con oltre 2 milioni di abitanti. Più precisamente, siamo in Moorhouse Street, una strada di periferia vicino alla zona portuale. Sono le 9 di mattina del 10 novembre. È una giornata umida, con il cielo grigio che nasconde i raggi del sole. Lungo il marciapiede c'è una ragazza seminuda. Corre faticosamente senza voltarsi. Gli occhi sono pieni di terrore. Il corpo è coperto di numerosi lividi gialli, grandi come uova. I suoi raptori l'hanno lasciata da sola per 8 minuti, non era mai successo prima. Chiusa a chiave in un piccolo ripostiglio al primo piano, con una finestra da cui si intravede il cielo. 8 minuti, la sua ultima possibilità di fuga. Un salto di 3 metri, un impatto violento con la spalla e poi con la testa sul prato antistante. Nonostante il dolore lancinante, però, Kate riesce a rimettersi in piedi. Cammina faticosamente fino alla casa a fianco. 9 metri, le sembrano infiniti. Bussa alla porta, nessuno a casa. Prova con la porta di fianco e anche qui nessuno le risponde. Scavalca quindi il recinto della terza abitazione quando viene attaccata da un grosso cane nero che la morde al polpaccio. Kate cerca di respingere con i piedi il cane che ringhia all'interno della recinzione. Nella testa ha il terrore che i raptori la stiano per ricatturare. Riesce finalmente ad allontanarsi e si rimette a correre sul marciapiede. 30 metri e Kate vede un uomo fuori da un negozio all'angolo che fuma una sigaretta. I ran up to him and said, I've been. Please take me aside and call the police. Were you thinking at this point that she might come after you? Absolutely. Why do you think? That's why I said if a woman comes here and says I've had a fight with her, that I'm her daughter, don't believe her. I've been. Can you please call the police? Sono le 12:40 quando Kate entra nella stazione di polizia di Fremantle. È convinta che il tunnel di terrore in cui è stata inghiottita sia finalmente terminato. Kate racconta agli agenti dei suoi giorni di prigionia, delle violenze e delle torture che ha subito, di come ogni ora le sembrasse infinita. Con la voce rotta dall'emozione e dalla paura, racconta tutto senza fermarsi. Gli agenti ascoltano in silenzio per 40 minuti le parole della ragazza, poi escono dalla stanza e cominciano a discutere tra di loro. Osservano attraverso il vetro insonorizzato il volto sconvolto di Kate. Sono convinti che si tratti di una storia inventata, con il solo scopo di attirare l'attenzione. Ci sono troppi particolari che secondo loro non quadrano. Come ha fatto a scappare, si racconta di essere sempre stata legata. Come l'hanno rapita, perché non l'hanno uccisa. E da ultimo, perché è stata lasciata da sola. Hanno altri casi più impellenti. Non hanno tempo da perdere con quella che reputano una ragazzina troppo fantasiosa. Trattano il caso superficialmente e decidono di affidarlo all'agente Laura Hancock. Laura ha 22 anni e è la sua prima settimana in polizia. Il superiore le dice di raccogliere la deposizione di una ragazza adolescente su di Giri, che verosimilmente ha litigato con qualche coetanea, e racconta una storia confusa ed improbabile. Laura fa il suo ingresso nella stanza degli interrogatori e si trova davanti il volto terrorizzato della 17enne Kate. When Kate was brought, that was my first panic because this is going to be the first statement I've ever taken as a police officer. Kate adesso è da più di due ore chiusa in quella stanza. Dopo le subite ed una fuga frenetica, adesso è in uno stato catatonico. È distrutta fisicamente e mentalmente. Le violenze e lo stress accumulato aumentano il turbinio di pensieri. Non comprende perché le chiedano di continuo di ripetere sempre le stesse cose, perché non corrano subito ad arrestare i suoi aggressori e porre fine così al suo incubo. Davanti invece si trova volti impassibili che le pongono di continuo le stesse domande, facce fredde che sembrano dubitare delle sue parole. Laura ben presto comprende perché quell'interrogatorio sia stato assegnato a lei, una recluta assoluta. Il suo superiore è convinto che Kate stia mentendo.
I'll never forget those words. That is verbatim. I have lived those words for 30 years. I was told that it was a bizarre story and to stitch her up for a false report. Laura però crede a quello che Kate le sta raccontando. Ci sono troppi particolari per essere un racconto inventato, ed anche la sofferenza nella voce della ragazza le sembra autentica. Le ha chiesto per 3 volte di ripetere i singoli episodi di quello che è successo, ed ogni volta la ragazza ha ripetuto le stesse cose, dettaglio per dettaglio, senza esitazioni. Compreso il nome della persona che l'ha rapita, David Byrne, che l'uomo usa un nome diverso, ma che lei ha visto quel nome scritto su un flacone di sonniferi. Lui l'aveva incatenata a letto e obbligata a dormire al suo fianco. Quando l'uomo si è addormentato, lei sul comodino ha visto quel nome scritto appena sulla confezione. Le si è stampato in mente. Racconta anche di come abbia sentito diversi discorsi che l'uomo faceva con la compagna. Scherzavano e ridevano mentre si raccontavano i dettagli di quello che avevano fatto ad altre ragazze prima di lei. Nel giro di 6 giorni, la scrivania del detective Paul Ferguson si è riempita di 2 grossi faldoni. Ognuno ha un nome in copertina, un nome femminile. Il nome di una giovane ragazza di cui non si hanno più notizie. Mary Nielsen, studentessa dell'Università di Perth. Susanna Candy, di appena 15 anni, scomparsa poco dopo essere uscita da scuola. Troppe ed in troppo poco tempo per pensare ad una coincidenza. Eppure Ferguson viene invitato ad abbandonare le ricerche. Entrambe le ragazze hanno contattato i genitori pochi giorni dopo la scomparsa. In una breve telefonata le hanno avvisati di stare bene, di non preoccuparsi per loro, che torneranno presto a casa. Poche parole prima di agganciare e mettere giù. Chiamate a cui nei giorni seguenti seguono brevi lettere rassicuranti. Trascorrono 9 giorni però e scompare un'altra donna, Noeline Patterson. Dopo l'ennesima ragazza scomparsa, le indagini ripartono, anche se è difficile trovare una pista concreta da seguire. Apparentemente non c'è un punto in comune tra queste sparizioni. Hanno età diverse, anche fisicamente sono diverse. I punti in cui sono state avvistate per l'ultima volta sono in quartieri distanti tra di loro. A complicare ancora di più la situazione è la sparizione di una quarta donna, Denise Brown, 21 anni. Denise è andata a trovare un amico che abita a 5 km da casa. È stata vista l'ultima volta vicino alla fermata dell'autobus poco distante. Poi niente, scomparsa, come inghiottita dall'asfalto. Anche in questo caso, il giorno seguente una breve chiamata avvisa i genitori di non preoccuparsi, che è da un'amica e tornerà presto. È questo modello comportamentale che si ripete ad ogni scomparsa, la prima connessione tra le 4 ragazze. C'è anche per la prima volta un testimone oculare. Una donna ha visto Denise pochi istanti prima che sparisse nel nulla. Viene subito contattata ed interrogata dal detective Ferguson. La donna si ricorda di Denise, era con lei alla fermata dell'autobus. Pochi istanti dopo, l'ha vista salire su un'auto con a bordo una donna. È sicura anche della direzione che ha preso l'auto, perché ha fatto inversione e le è passata proprio a fianco, prima di mettersi nella superstrada diretta a Fremantle. Fremantle è una città portuale a 20 km da Perth, dove si respira un'atmosfera più tranquilla. Anche la centrale di polizia è relativamente piccola e conta solo 6 agenti. E sarà proprio a Fremantle che Kate, la ragazza che è riuscita a fuggire dalla casa degli orrori, e il detective Ferguson si incontreranno. Sono le 15, Kate è chiusa in quella sala interrogatori dalle 9, stremata e con i nervi a pezzi. L'agente Laura Hancock è sorpresa positivamente nell'apprendere che un altro investigatore sta arrivando per incontrare la ragazza. Appena arrivato, Ferguson comincia a chiedere a Kate se ha mai sentito il nome di Denise Brown. Kate risponde che l'ha sentito nominare dalle persone che la tenevano nascosta, che avevano visto la foto della ragazza su un giornale e poi avevano cominciato a ridere mentre leggevano l'articolo. Ed è a questo punto, per l'ultima volta, che Kate ripete quello che le è successo dal giorno della scomparsa. Comprende di avere finalmente davanti una persona che le crede che può aiutarla. Partendo dalla sua ricostruzione, Ferguson spera di poter fare luce anche sulla scomparsa delle altre ragazze. Inizia tutto la sera di 3 giorni prima. Kate assieme a 2 amici stanno tornando da un concerto che è appena terminato nel centro di Perth. Pochi passi a piedi e poi salgono sull'auto di una delle amiche pronte per tornare a casa. Kate abita dall'altra parte della città. Non vuole essere un peso per le altre ragazze che abitano appena fuori dal centro. Così quando l'ultima amica arriva a casa, insiste per proseguire a piedi,
che ha bisogno di fare due passi. Sta camminando tranquillamente lungo il marciapiede quando un'auto le si ferma vicino. È un'auto nuova, costosa, non ricorda il modello. A bordo c'è una giovane coppia che sorridendo le chiede se vuole un passaggio, che stanno andando anche loro in quella direzione. Kate ci pensa un secondo e poi accetta volentieri l'offerta, anche perché sta cominciando a fare freddo. Il fatto poi che a bordo ci sia una ragazza poco più grande di lei la tranquillizza, sale così sul sedile posteriore. Guidano in silenzio per pochi minuti, fino a quando, seguendo le sue indicazioni, arrivano a meno di 200 metri da casa di Kate. Kate ringrazia la coppia e allunga la mano per cercare la maniglia e scendere. È solo a questo punto che si accorge che non c'è nessuna maniglia interna, che sono state rimosse da entrambi i lati. È in quel momento che il panico comincia a salire, che inconsciamente sente che le sta per accadere qualcosa di terribile. Un istante dopo, David si allunga verso di lei, la afferra per i capelli e le sbatte la testa contro il vano portaoggetti tra i due sedili. Kate non sente nemmeno il dolore, ha troppa adrenalina che le scorre in corpo. Catherine, la fidanzata di David, estrae poi il lungo coltello da macellaio e glielo avvicina alla gola. A questo punto guidano lentamente verso un parcheggio poco distante, le legano le mani e le caviglie e la avvolgono in una grande coperta marrone. Da questo momento in poi, da quando Kate varcherà l'ingresso di quella casa, diventerà l'involontaria protagonista di un macabro e perverso film dell'orrore. Viene trascinata dentro l'abitazione e una volta in salotto obbligata a spogliarsi, a rimanere completamente nuda. Tutti i suoi vestiti vengono messi ordinatamente all'interno di un grande sacchetto di plastica trasparente. Sopra c'è un'etichetta di carta gialla, con il suo nome e cognome, l'età e l'indirizzo di casa. Piccoli particolari che fanno presto capire al detective Ferguson di non avere a che fare con i soliti criminali. Che si tratta di due persone più pericolose, metodiche nel cercare di liberarsi immediatamente di qualsiasi prova che li possa collegare alla futura vittima. Kate è completamente nuda, la fanno sedere su un divano in pelle gialla. 2,5 metri più avanti c'è un televisore, inseriscono una cassetta nel videoregistratore ed inizia il film, Rambo. Inizierà poi una tortura mentale che per Kate diventerà uno degli incubi più ricorrenti. È in questa situazione irreale che viene sottoposta ad un vero e proprio interrogatorio. Alla sua destra c'è David che la stringe per un braccio, alla sinistra Catherine che la fissa insistentemente. Mentre il film scorre, cominciano a chiederle della sua vita, se ha un fidanzato, che lavoro fanno i suoi genitori, come si chiamano i suoi amici. Tutte domande volte a capire come procedere con la ragazza e per quanto tempo lasciarla in vita. Quello che Kate poi verrà obbligata a fare non se lo potrà mai togliere dalla mente. I would have been talking to them for 2 hours before the first, but that was just all about mental. You made me dance in front of him to Romeo and Juliet. Dopo l'ennesima violenza subita nel corso di quella notte, David ammanetta la sua caviglia destra alla sinistra di Kate. Gives me a couple of sleeping pills, tells me to have them and go to sleep, so I put them in my mouth under my tongue. I then take the sleeping pills out of my mouth, hide them under the mattress, and spend the whole night going, I'm in a fucking nightmare. Kate è nel letto, incatenata ad un mostro che l'ha trattata per ore come un giocattolo. Il concerto con le amiche di poche ore prima ormai è un ricordo lontanissimo. È immobilizzata e paralizzata dalla paura. Comincia a pensare a quello che le è successo, un turbinio di pensieri che la distrugge. Durante la serata precedente, Catherine ha continuato a prendere in giro delle ragazze, insultandole e ridendo fino alle lacrime. Una serie di nomi che a lei non dicevano niente. Ma nel buio di quella camera si rende conto che stavano parlando di altre ragazze che erano passate per quella casa e che nessuna di loro ne era mai uscita viva. La disperazione la porta ad elaborare un piano, l'unico spiraglio che vede per poter lanciare un segnale e per coltivare una speranza che la faccia andare avanti. Sono le 7 di mattina, la luce comincia a penetrare tra le persiane socchiuse. Kate non ha chiuso occhio tutta la notte. Finge di dormire anche quando la sveglia suona e David emerge dal sonno. Come se fosse la cosa più normale del mondo, lui la libera dalle manette, va in bagno a radersi e 15 minuti dopo è pronto per andare al lavoro. Kate rimane l'intera giornata sotto la sorveglianza di Catherine, che l'ha immobilizzata sul divano. Insieme guardano ininterrottamente i film di Sylvester Stallone, l'attore preferito di Catherine. È a questo punto che Kate dà il via alla prima parte del piano elaborato nel corso della notte. Cerca di fare amicizia con Catherine, si sforza di far sembrare assolutamente normale la situazione che sta vivendo. Vuole apparire ai suoi occhi il quanto più possibile indifesa ed ingenua.
Non riesce a guadagnare l'amicizia di Catherine, però riesce a farle abbassare la guardia, ad apparire sempre meno come un pericolo. Catherine obbliga poi Kate a telefonare ai suoi genitori. Quando sua madre risponde, l'obbliga a raccontarle una storia falsa, come è avvenuto in passato con le altre vittime. I was very compliant, I was very nice. I managed to become friends with her enough. She told me to go to the room, shut up and not say a word, or she'd kill me. Ed è in questo momento che Kate capisce di avere un'opportunità e che probabilmente sarà l'ultima. Non perde tempo, riesce a forzare la serratura della finestra e a buttarsi fuori cadendo sul prato antistante, ad allontanarsi sul marciapiede, nonostante la lussazione alla spalla. Bussa alle porte di tre case, ma nessuno risponde. Nel giardino della terza casa viene azzannata al polpaccio da un cane. Riesce con fatica a divincolarsi e finalmente, alla fine della via, ad incrociare un passante che chiamerà la polizia. Il detective Ferguson agisce senza perdere tempo, ha già sentito abbastanza. Sale con Kate su un'auto di servizio e assieme ad altre due volanti si recano nel quartiere indicato dalla ragazza. Grazie alla tenacia di Kate e alla sua voglia di vivere, David e Catherine vengono arrestati. Dopo tre ore di interrogatorio, confesseranno. Decisiva sarà la descrizione di particolari della casa che Kate rivelerà agli agenti. Le vittime accertate, di cui si addosseranno la responsabilità, sono quattro. Mary Nilsson, studentessa di psicologia di 22 anni, Susanna Candy, di 15 anni, Noelene Patterson, di 31 anni, e Denise Brown, di 21 anni. Anche se il sospetto che siano collegati a numerose altre sparizioni di ragazze rimarrà sempre molto forte. David e Catherine vengono condannati entrambi a 4 ergastoli. Nel 2005 David si è tolto la vita nella cella della prigione dove stava scontando la pena. Kate Moir doveva essere l'ennesima vittima designata, ma alla fine è riuscita a sopravvivere. Ha lottato per vivere, ha lottato perché la sua storia fosse presa seriamente. Oggi è un attivista che si occupa di difendere le vittime di crimini violenti. A presto con un'altra sconvolgente storia reale.